Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutorials DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi con un nuovo fai da te dedicato al cucito e vi farò vedere come realizzare questi due segnalibri. Sono due fai da te davvero molto molto facili da fare e molto molto comodi, perché insomma alla fine sì, abbiamo tutti quanti bisogno di segnalibri anche per differenti motivazioni, e quindi io qui ho portato questi due modelli, questo ad angolino molto carino e questo qui con una forma un pochettino più classica, e mi faceva piacere portare questo fai da te perché sta arrivando il periodo natalizio e quindi potrebbe essere una cosa carina anche insomma realizzare qualcosa di personalizzato e di simpatico come insomma idea regalo. Mi sembrava una cosa molto molto graziosa. Detto questo, io direi che possiamo tranquillamente passare a vedere il nostro materiale. Qui davanti a me ci sono le cose di cui ho bisogno per realizzare il mio fai da te. Mi sono portata il righello per misurare, poi qui ho le mie clip che mi servono per tenere i pezzettini di stoffa assieme, qui poi ho i diversi foglietti di stoffa di diverse misure che vedremo dopo e di due pattern differenti. Vi consiglio di avere due pattern differenti e poi qui ho anche il mio elastichino che deve misurare almeno 2 cm, quindi in larghezza, non in lunghezza, sarebbe troppo corto. E insomma serve un pochettino più spesso perché stiamo lavorando con un libro e di conseguenza è importante che ci sia un po' più di spessore, così non si perde in giro. Andiamo a vedere subito il nostro primo segnalibro. È questo qui che a me piace tantissimo perché io sono una studentessa, tante volte devo tenere i punti, i segni su tantissimi libri e quindi questo modello qui può essere riprodotto tantissime volte perché è velocissimo da fare e poi può essere personalizzato in tantissimi modi. Io qui ho questi 3 foglietti. Questo qui colorato sarà quello che si vede all'esterno e quindi è colorato, per questo l'ho scelto colorato. Va posizionato in questo modo triangolare insieme a questo qui che però deve rimanere aperto, vedete prende perfettamente la metà. Sono 8 cm per 8 cm, non ve lo avevo detto, scusatemi. Che cosa devo fare quindi? Questo lo tengo così, piegato, sempre a triangolino. Perché poi ve l'abbiamo visto nella preview, è la parte che si vede davanti. Poi questa parte la vado a posizionare sopra un mio foglietto. La sono andata a stirare per appiattirla. L'ho stirata così piegata. E poi questa parte la vado a posizionare sopra. Perché però? Perché io adesso vado a fare la mia cucitura e poi lo devo rigirare. Quindi è molto importante seguire questo step nel modo giusto. Vado a posizionare questo sopra. In questo modo, così, e poi, così come mi trovo, vado a fare la mia cucitura lungo tutto il perimetro, lasciando però un buchino che non deve essere dove ho il mio angolino colorato, deve essere dalla parte dove non ho l'angolino colorato. Quindi facciamo molta attenzione. Io qui vado a fare 2 piccole pin qui, le vado a posizionare in modo tale da non perdermi la parte che sta in mezzo, perché se mi perdo il triangolo in mezzo è un peccato. E poi io qui andrò a fare le mie cuciture sempre in puntino dritto e qua invece andrò a lasciare uno spaziettino perché così posso andarlo a rigirare dopo, perché quello che sto facendo adesso è la parte che è all'interno e dopo invece tireremo fuori quella all'esterno perché non dobbiamo vedere le cuciture, ma questo lo sapevamo già. Quindi molto semplicemente sono andata a fare la mia cucitura in punto dritto, sono andata a tagliare gli angolini, mi raccomando attenzione quando tagliate gli angolini a non tagliare via il filo, fate proprio attenzione a quel piccolo millimetro che rimane. Qui mi sono lasciata lo spazietto, vedete non è davanti al lato dove c'era il colore, dove c'era il pattern, quindi molto molto importante questo come punto. E poi questo qui lo andiamo a rigirare tutto, così. Ci
ci ho messo un pelettino di più perché, come avete visto, era davvero molto molto difficile perché c'era davvero poco spazio e quindi dovevo pian pianino tirare fuori ogni millimetro di stoffa, ma sono riuscita a rigirarlo. Vedete, qui rimane questo buchetto che poi noi andiamo comodamente a chiudere con ago e filo e così io realizzo questo bellissimo segnalibro molto molto carino. Io poi vado qua a passare zac zac zac, destra sinistra, e vado a fare la mia piccola cucitura. A questo punto io vado solamente a ripassare questa parte blu. In questo modo. Eccomi qui, sono andata a fare un altro puntino, vedete, lungo la parte blu. L'ho fatto off camera. E poi andiamo a vedere come, insomma, funziona, anche se si era intuito, credo. Qui io vado a posizionare l'angolino, quello colorato, sulla pagina che ho appena finito di leggere. La vado a mettere così ed è anche molto molto comodo e praticamente ho la parte davanti dove appunto c'è questa parte colorata molto molto carina. Poi invece quando vado a girare ho questa parte blu. Io penso che questo qui sia super comodo, super grazioso e poi insomma se ne possono fare tantissimi per tantissime esigenze, ecco perché a me piacciono, perché sono velocissimi da fare, si possono fare di tutti i colori e poi sono comodi perché magari ne volete fare un po' di più, volete fare un set di segnalibri per, non so, come regalo, molto molto carino, può essere decorato, potete mettere le iniziali, potete attaccare dei bottoncini, potete fare magari delle faccine, potete se volete addirittura appendere qualcosa, qualche catenella, non lo so, da lato a lato. Quello che si può ricavare da questo fai da te, solo con l'immaginazione, penso, non lo so, insomma, una vastissima gamma di design e, vogliamo chiamarli accessori, io penso che si possano davvero fare tantissime cose anche solamente su questo segnalibro, che sono molto molto carine, quindi spero che questo semplice fai da te possa anche stimolare un pochettino la vostra fantasia. Nella sua semplicità è molto molto carino e comodo. Adesso andiamo a vedere l'altro fai da te. Andiamo a vedere il nostro secondo segnalibro. Questo qui è un po' più classico, un po' più solito. Per quanto riguarda le misure, noi facciamo sì che sia grande almeno quanto il libro, sia l'elastico che il segnalibro vero e proprio. Per quanto riguarda le lunghezze, vedete, io ho tranquillamente posizionato il filo lungo e la stoffa lunga che avevo prima, le ho messe sopra il libro, ho controllato che fossero un pelettino più grandi. Qui infatti ho 21 cm sia l'uno che l'altro. No, 21, un po' di più. 23 cm circa, e allora mi sono fatta di 25 cm la parte del segnalibro che è composta da due fogliettini. Attenzione, questo è molto importante, l'ho fatta tra due fogliettini, ovviamente quello colorato e quello non colorato, e poi abbiamo il nostro elastichino, vedete, posizionato in questo modo. Però adesso andiamo a vedere come lo vado a cucire, insomma, andiamo a vedere come lo vado a sistemare. Questo, beh, già dall'organizzazione si capisce un pochettino, no? Come lo andiamo a fare, molto 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 basic. Abbiamo ovviamente la parte davanti, la parte di dietro, parte davanti quella col pattern, parte di dietro quella blu. Andiamo a posizionare l'elastico verso il lato bello, quindi quello che si deve vedere, perché poi quando noi lo andiamo a rigirare dobbiamo avere il lato bello e dall'altro lato l'elastico. Andiamo a chiudere tipo panino in questo modo perché dobbiamo, proprio come prima, andare a fare la nostra cucitura e poi ovviamente lo dobbiamo andare a rigirare senza far vedere la cucitura, quindi dobbiamo sistemarlo così per forza. Vado a mettere una piccola clip tra i due fogli e l'elastichino, perché insomma sono i tre pezzetti che io non mi devo perdere in giro, molto importante, e medesima cosa vado a fare anche di qua. Perfetto. Poi in maniera molto molto lineare io vado tranquillamente a farmi una cucitura in punto dritto lungo tutto il mio rettangolone, ma mi ricordo di lasciare un pezzettino perché ovviamente lo devo andare a rigirare. Perfetto, sono andata anche qui a tagliare i miei angolini, proprio come avevo fatto prima, e poi qua io riesco tranquillamente a rigirarlo anche perché ho molto più spazio, riesco a muovere le dita meglio, quindi rigiro, rigiro, rigiro.
E così ho fatto, insomma, anche il mio segnalibro, ho fatto manca un piccolissimo step. Vado a richiudere sempre il mio buchino, però intanto io qui ho realizzato quella che era l'idea fondamentale, quindi la parte esterna con la parte interna che va tranquillamente a porsi all'interno del nostro libro e che quindi non si va a perdere in giro. Unica cosa che faccio è vado a fare una bella ripassatina sempre in punto dritto lungo tutto il mio segnalibro, così insomma non se ne va in giro, non si muovono i vari lati, quindi io qui sempre in punto dritto vado a farmi il giro ovunque, lungo tutto il perimetro, non ovunque, giustamente, lungo i lati. Riesco anche a rendere un pochettino più, insomma, sistemato l'elastichino, se vogliamo vederla così, anche se non dobbiamo farci chissà che cosa, non dobbiamo andarci in battaglia, quindi non vedo come si possa perdere. Vado di nuovo a fare la mia cucitura e poi andiamo a testarlo all'interno del libro stesso. Perfetto, sono andata a fare la mia cucitura finale, l'ho rifinito e adesso andiamo a sistemare il segnalibro all'interno del libro. Vi faccio vedere come funziona, ovviamente richiede non tanto spazio, ma piuttosto per quanto riguarda la grande quantità di pagine che si possono avere tra una parte e l'altra. Io lo vado a posizionare così e comodamente vado a trovare la parte colorata all'interno del libro, in questo modo, molto visibile direi, e poi l'elastichino invece me lo ritrovo fuori. Se riuscite a trovare degli elastichini colorati, guardate, è bellissimo, cioè così riuscite anche ad avere degli elastichini che sono in tinta. Niente vi vieta di rifoderare l'elastico, se non volete lasciarlo bianco potete tranquillamente anche foderarlo e cambiarlo, oppure mettere, non lo so, un piccolo rollino di stoffa lì in mezzo dello stesso colore, magari per decorarlo, potete fare tecnicamente quello che preferite, però sicuramente anche questo è molto efficace e molto molto bello e soprattutto sempre decorabile, tipo questo, ci mettete il nome per intero, magari dovete regalarlo a qualcuno, mettete il nome per intero, io direi bellissimo, personalizzato, molto più carino. Sì, sono andata a fare il test con il righello. Questi due erano i miei due segnalibri e spero davvero che questo fai da te vi sia piaciuto e se così fosse io vi invito tantissimo a lasciarmi un like, lasciare un commento e anche condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre di iscrivervi perché io qui faccio tantissimi video simili sempre dedicati al fai da te ma anche all'uncinetto e al cucito in generale. Noi ci vediamo molto molto presto con nuovi video e nuove idee. Ciao!